Buongiorno, allora è qualche giorno che leggo di mamme che sono un po' affrante perché i loro figli sono sempre più apatici, non hanno voglia di fare niente, stanno sempre ai videogiochi, stanno sempre al tablet, al cellulare, quello che è alla televisione, eccetera, eccetera, e non hanno più voglia di fare nulla. Questo chiaramente è abbastanza normale perché con questa situazione. Che non si può uscire, non si può, le palestre sono chiuse, insomma, i bambini sono quelli che alla fine ci rimettono di più. Quindi ho pensato, visto che comunque noi siamo una famiglia molto sportiva e ci piace fare sport anche a casa, perché comunque anche se le palestre sono chiuse, Chiara si allena a casa, vi facciamo vedere insieme a lei qualche piccolo esercizio che possono fare anche i bambini, in maniera tale da fargli passare un quarto d'ora, 20 minuti insieme a noi, loro si divertono, fanno un po' di attività fisica che ovviamente non guasta mai. E soprattutto poi insomma fanno la doccia, passano un pomeriggio alternativo invece di stare davanti ai videogiochi. Ok, partiamo subito. Allora, per prima cosa si inizia il riscaldamento. Camminata. Circonduzione delle braccia. Dall'altra parte, bravissima. Skip. Calciata. Jumping. Benissimo, respira. Inspirare con il naso, espirare con la bocca. Su e giù. Adesso allarga le gambe. Tira sulle braccia, tira, tira, tira verso il cielo, come se dovessi prendere qualcosa in alto. Tira, tira, tira e giù a toccare il pavimento. Prima avanti, poi nel mezzo e poi dietro. Benissimo. Allora adesso si fa un altro esercizio. Si porta in skip la gamba sinistra. Poi si porta dietro, il peso appoggia sulla gamba sempre sinistra, la gamba destra si piega leggermente, poi si va in slancio e la mano destra tocca la punta del piede. Ok? Siamo pronti? 5 a destra e 5 a sinistra. Via. 1, 2, 3, su. 1, 2, 3, giù. 1, 2, 3, giù. 1, 2, 3, giù. 1, 2, 3, giù. Vai, l'altra gamba. E 1, 2, l'altra mano, brava, giù. 1, 2, 3, giù. 1, 2, 3, giù. 1, no, su. 1, 2, 3 e giù. Perfetto. Adesso proseguiamo con gli slanci, se ne fanno 10 e 10 alternati. Vai. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 e 10. È un esercizio un pochettino più complicato, eh? Questo si chiamano burpees. Praticamente si fa un salto, si scende giù, piedi di là, flessione, si tira su e salto.
Pronta? 5, vai. 1. Giù, bravissima. E su, 2. Giù. E su, 3. Giù. 4. E 5. E l'ultimo. Bravissima. E respira, circonduzione delle braccia, inspira con il naso, espira con la bocca. Bravissima. Profondi, respiri profondi e lenti. Bravissima. Adesso se avete un telo, un asciugamano, un tappetino, un qualcosa, stendetelo a terra. Riposizionate a quattro zampe sul tappetino, sull'asciugamano, quello che è. Prima la schiena curva, vai Chiara, brava, tutta su, tutta su, tutta su, e poi tutta giù, tutta giù, tutta giù, 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 e di nuovo su, 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 e tutta giù, tutta giù, tutta giù, vai, su, perfetto, e giù, e su, e giù, perfetto. Adesso facciamo un po' di addominali. Gambe semipiegate, sdraiate con la pancia in su e 10, vai. E 1, giù, 2, giù, 3, 4, 5, 6, 7, dai, 7, 8, 9 e 10. Perfetto. Cercate di non sforzare il collo, cioè stringete gli addominali della pancia, i muscolini della pancia e non aiutatevi con il collo, perché altrimenti il giorno dopo vi farà molto male. Adesso gambe flesse un pochettino di più e si fanno i laterali. Pronta, Chiara? Sì. La mano deve andare a toccare la scarpa. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Giù, riposati. E via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravissima. Riposa un attimino. Adesso ci mettiamo con le gambe belle stese. Se ce la fate stese, se no anche un po' piegate va bene. E si cerca di toccare i piedi. Ok? Facciamo 10. Via. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e relax. Adesso addominali bassi, si sta distesi con le gambe e si portano su. Via, 1 e giù si torna piano giù e non si schiantano i piedi per terra. Via, su e giù. Brava, e su, e giù, vai, 4, e giù, 5, e giù, 6, e giù, 7, la discesa è lenta, 8, giù, 9, giù, e 10, bravissima. E giù. Adesso ci giriamo a pancia in giù e facciamo un po' di plank. Ok? Che cos'è il plank? Praticamente è tipo una panca, appunto. Bisogna mettere i gomiti come li sta le braccia con i gomiti come li sta tenendo la Chiara. I piedi vanno con le punte appoggiate al pavimento. Esatto, e poi si tende tutta. Oh, esatto, così si stringe anche le ciapette più possibile e si resta, testa su, Chiara, testa su, brava. Tira, 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 tira e stop. Perfetto, adesso si rilassa la schiena, vai Chiara, mettiti in posizione, la posizione della scatolina, il sedere giù. Ok,
Ok, il collo dentro, Chiara, la testa è dentro. Brava. E ci si riposa, la schiena si rilassa, si rilassa, si rilassa. Respiriamo un po', di nuovo, vai. Perfetto, salutiamo. Grazie di averci seguito anche oggi. Lasciate un like e iscrivetevi al canale. Attivate la campanellina. Ciao! Ciao!